Benvenuto ad Avestra. Ad Avestra è un paese del comune di Ospitale di Cadore, un comune piccolissimo che ha 4 frazioni. Ad Avestra nelle origini era una delle frazioni più grandi del comune. E qui siamo nella località Paluc, che è un posto dove alcuni archeologi sono riusciti a fare delle scoperte che risalgono ai tempi degli antichi del Medioevo, quando ancora gli antichi romani qui venivano i pagani e risalivano, c'era un villaggio. Il villaggio una volta probabilmente non era giù vicino al Piave, ma era proprio quassù. E quassù sono riusciti a fare dei ritrovamenti dove ci sono dei villaggi antichi che poi sono semplicemente dei conglomerati di sassi dove i vecchi risalivano e dormivano e avevano il loro villaggio. Avevano il villaggio, avevano la fonderia del ferro, avevano i posti dove vivevano, dove dormivano. Chiaramente erano villaggi molto piccoli che però hanno la loro storia. Buongiorno, salutiamo! Ciao a tutti! Adesso facciamo qualche domanda a questo signore. Ma lo sa che noi siamo arrivati qui perché abbiamo sentito il suono? Ah, bene, non conoscevamo la strada. Che è molto utile anche il suono. Esatto. È molto importante. Suona. Chiedete un po', come aspetta, si chiama questo arrivano strumento? Si chiama corno delle Alpi. È per segnalare di un incendio, di una catastrofe o comunque qualsiasi cosa che fosse pericolosa, perché a quel periodo ancora non c'erano i telefoni cellulari. Secondo voi è facile o difficile suonare questo corno? Difficile. Cosa ci vuole? Ci vogliono due polmoni forti. Facciamo un applauso a Erwin. Grazie. Grazie ad alcuni amici di Ospitale siamo riusciti a far riscoprire questi valori e a cercare di coinvolgere i giovani, i bambini, per far sì che si possa anche portare a conoscenza delle origini antiche di questi posti. Io mi chiamo Lucia Lorenzi e abito qui da pochissimo tempo e sono marchigiana, però appena arrivata qua ho cercato di contattare le persone che potessero spiegarmi la storia di questo posto, perché ritengo che abitare in un posto, abitare in una località, non vuol dire soltanto essere dentro a una casa, ma vuol dire conoscere la storia di quel posto. È per questo che anche le iniziative come quella di oggi ritengo che siano delle iniziative importantissime. Certo, Don Giovanni De Pasquale io non ho conosciuto, è nato nel 1970, no, ha scritto questa cosa nel 1971, quindi per voi veramente quindi era un po' difficile, molto lontano. Abbiamo percorso una strada seguendo i segni evidenti del terreno e abbiamo concluso che nell'ipotesi di lassù ci fosse un paese. La strada non poteva essere che quella. Quanto a prove dell'esistenza di antiche case, i vecchi ricordano d'aver visto pezzi di mura interrate. I nostri nonni dicevano che c'erano dei pezzi di mura sottoterra. Ciò peraltro finora dimostra che ci fu un caseggiato, ma non che questi resti debbano risalire fino al tempo dei pagani. Dell'antica officina meccanica, un antico proprietario dice di aver trovato una tenaglia e un martello che conserva ancora. Del resto, si sono sempre trovati, e ne abbiamo raccolti anche noi affioranti dal terreno, come delle bolle di ferro miste a carbone, cioè pezzetti di ferro bollito, spugnoso, nero, unito a polvere di carbone. Non vi può quindi essere dubbio sull'esistenza di un'officina in quel luogo. La cosa però interessante, maggiormente, doveva essere il cimitero dei pagani, di cui la tradizione indica il luogo preciso alla sponda dell'altipiano verso mezzogiorno, ma qui noi non sappiamo. È qui dove abbiamo voluto fare gli scavi, sorretti dalla speranza di trovare qualche indizio. Ma fatte 5 buche in diverse parti, si è dovuto sospendere il lavoro perché le buche si riempivano di acqua.
e quindi i lavori si sono fermati lì. Altri scavi per ora non sono stati fatti. Chi avrà buona volontà di scavare, vedrà. Vi ho letto questo perché c'è un signore che ha avuto questa buona volontà di scavare e noi oggi possiamo vedere queste belle cose. Dov'è quel signore? Non lo vedo più. È giù, eccolo quel signore. Quel signore si chiama Milo. Eccolo qua. Un applauso, facciamogli un applauso. Ha lavorato tanto insieme alla sua associazione. Lo sapete che Milo quando aveva 7 anni, quindi era più piccolo di voi, perché voi quanti ne avete? 11. Lui quando aveva 7 anni veniva a far pascolare le sue bestie quassù, quindi lavorava già, era un bel lavoratore a 7 anni. E mentre le mucche pascolavano, lui è stato curioso, il babbo gli diceva non andare in quella strada dove ci sono i sassi, e lui invece cosa ha fatto? Subito è andato a vedere quella strada dove c'erano i sassi e già ha cominciato a vedere le prime cose. Poi è successo che tanti anni dopo è tornato quassù con suo figlio e hanno cercato e cercato e hanno trovato queste cose che adesso andremo a vedere. Poi ha chiesto a degli studiosi di intervenire e finalmente si è potuto scavare e trovare tutto questo bel materiale. Quindi capite, grazie a lui e alla sua associazione che oggi possiamo essere qui. È molto importante questo. Voi sapete perché le vostre maestre hanno deciso di portarvi proprio qui a vedere questi sassi uno sopra l'altro? Perché non vi hanno portato in un parco giochi? Benissimo, qua c'è l'archeologia. E perché è così importante l'archeologia? Perché scopri i resti del passato. Esatto. Guardate questo bellissimo albero, quest'albero. Ne sono di migliori, ma... Allora, voi siete come un albero, un po' più piccolo. Siete come un albero che sta crescendo e avete voglia di crescere, diventare sempre più alti e sempre più belli, giusto? Però guardate una cosa, una particolarità. L'albero ha le foglie, sì, ma sotto ha qualcosa. Radici. È un albero senza radici, può crescere? No. Le vostre radici sono la storia di questo paese in particolare, poi la storia in generale. E l'archeologia vi vuole donare proprio questo, vi vuole donare le radici per crescere forti e alti come un albero. Forno, però fa parte di un villaggio, poi vedremo. Qui c'era un villaggio di persone che venivano e probabilmente ci abitavano, anche se non siamo sicurissimi, e con i loro animali pascolavano, che appunto facevano pascolare gli animali per poi appunto dargli da mangiare e creare il latte e tutte quelle cose lì. Facevano un'attività molto molto importante, cioè lavoravano il ferro, bravi, che riuscivano a estrarre da un minerale con questo forno. Quindi non è solo il forno importante, è tutto il villaggio importante.